Allora, carissimi amici di Crazy Ring, dovremmo essere online finalmente, dopo millenni che non ci sentivamo, non ci vedevamo. Quindi, se qualcuno è presente, me lo faccia subito sapere. Innanzitutto vedo già che la chat non funziona bene, ottimo. Quindi ora facciamo una cosa, rimetto la chat. Vediamo un po' se riesco a farla funzionare alla perfezione. Il problema è che quando cerco di fare un video succede sempre qualcosina. In questo periodo ho perso la voce, infatti mi sentite magari che ho un po' una voce strana perché l'ho persa. È 2 settimane che sono senza voce, 2 settimane non mi riesce a parlare. Quindi immaginate in un lavoro così andare a parlare bassissimamente così per 2 settimane, una cosa triste, triste. Poi ho preso il raffreddore, la tosse ora ultimamente, quindi peggio di così non poteva andare. Meno male ci siete voi ragazzi che mi state aiutando con il canale, perché vedo che commentate, mi scrivete su Facebook i messaggi, quindi siete sempre numerosi, pronti per qualsiasi evenienza. Allora, sposto la chat un attimo da quest'altra parte, così vi leggo meglio. Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Ora farò partire la live da qui quando la taglierò, dopo che verrà messa sul canale, perché alla fine di questa live, che durerà un'oretta, ve lo dico già da subito, forse anche un po' meno, verso le 3 un quarto, 3:20, vedo di staccare. Quindi le domande, se avete domande da farmi, fatemele velocemente. E ora, una cosa sola voglio dirvi. Ho fatto dei video in queste settimane in cui ho parlato di un paio di macchine fotografiche. Un paio di macchine fotografiche le ho provate e sto aspettando che mi dicano se posso mettere o no il video, perché purtroppo dei piani superiori a cui devo obbedire, e delle macchine che non ho provato ma di cui ho parlato in male o in bene, potrebbe essere la 5D Mark IV. Oppure no, potrebbe essere un'altra macchina. Comunque, allora, iniziamo subito con la diretta. Voglio leggere le vostre domande. Oggi non voglio fare una diretta un po' particolare dove modifico le vostre foto oppure dove voi modificate la mia. Oggi, visto che è tanto che non faccio una diretta, visto che sono mesi, forse mesi, perché sono andato in America, quando sono tornato non ho più fatto dirette, quindi sono passati dei mesi. Voi fatemi sapere intanto se l'audio funziona, se la musica vi dà noia. C'è della musica in sottofondo? Credo di sì. Se la musica vi dà noia, ditemelo, la taglio. Se l'audio è sincronizzato con il video, se il video si vede bene, mi sono attrezzato con dei faretti del cavolo e la webcam fa schifo, purtroppo, però è quella che ho. Vedrò di sistemare magari la webcam prossimamente. Allora, parto dalle prime domande, poi voi intanto fatemi sapere cosa ne pensate di tutto, di tutto, di qualsiasi cosa. Potete chiedermi anche cosa ho mangiato oggi a pranzo e non cioè, vi rispondo. Allora, Scottex, voglio vedere le impostazioni di Camera Raw, il profilo, colore che usi e come fai a salvare le foto. Ok, lo posso fare. Magari aspettiamo un attimo, leggo un po' le domande e poi te lo faccio sapere. Comunque io come profilo colore uso il Profoto. Il Profoto ha 16 bit, quindi praticamente il massimo del massimo che si può avere. Quando poi le importo all'interno di Photoshop utilizzo lo stesso il Profoto a 16 bit, e poi quando ovviamente le devo andare a pubblicare su internet le converto in sRGB a 8 bit. Cosa importantissima, mi raccomando. Ciao Alessandro, ciao Gabriele, ciao Michele, ciao Pag, ciao Matteo, ciao Saverio. Infatti da tantissimo non faccio video perché appunto non ho la voce. Sono 2 settimane che parlo così, quindi volevo fare un monte di video. C'avevo una lista di video da fare e poi alla fine non ho fatto neanche uno perché non c'ho voce. È tornata un po' in questi giorni. Ciao Paolo, ciao Pixel, oh grande Luca. Ciao Andrea, come ti trovi con la 7 Mark II, la 7R Mark II? Fantastica ragazzi, fantastica la 7R Mark II, tant'è che non ho comprato e forse non comprerò la 5D Mark IV perché la 7R Mark II mi sembra ancora meglio della 5D Mark IV. Quindi quando la Canon se ne uscirà con una macchina migliore della 7R II, passerò di nuovo a Canon perché io sono affezionato a Canon, lo dovete sapere. Ciao Lorenzo, Olympus OM10 Mark II o Canon 750 sono due macchine completamente diverse, una è una mirrorless micro 4 terzi e una è una PSC.
Dipende, se ti serve una macchina molto piccolina, vai sulla Olympus, se ti serve una macchina normale, la 750. È più che altro una questione di dimensioni, perché le foto non ti credere che venga meglio con una o meglio con l'altra. Ciao Antonio, ciao Saverio, la diretta è partita. Spero sia partita. Ragazzi, ma vedete qualcosa? Spero di sì. Ciao Matteo, ciao Simone, ciao Antonio, ciao The Misanthropist. Mannaggia a te, mi dai fa le foto sta settimana. Mi dai fa le foto sta settimana. Ah, Marco, Marco, hai ragione, perfettamente. Sabato e domenica ci dovrei essere, quindi se ci sei, si fa le foto. Però vengo io da te, ok? Ti porto io tutto l'armamentario. Oh, Lorenzo Carbone, che ne pensi del Tamron 7300 F4? Il 7300 Tamron è uno degli obiettivi che consiglio più di tutti per chi ha bisogno di qualcosa che deve arrivare lontano. Se dovete arrivare a un qualcosa di lontano, non andate sul 55-250 della Canon oppure della Nikon. Prendete il 70-300 della Tamron, che costa pochissimo. Sembra costi sui 250, 300 euro possibile la versione stabilizzata, una cosa del genere. Ottimo obiettivo comunque. Quando penso che uscirà la Canon D7003? Quando pensò, perché ancora non è uscita, però si pensò che uscirà. Allora, se ti serve una macchina subito, non aspettare. Allora, faccio una premessa. Ora, so che ci sono tantissime domande, ragazzi. Grazie. Scusate, le leggerò tutte. Allora, se voi dovete scegliere tra una macchina ora o una macchina che uscirà in futuro, dipende, se vi serve subito, prendetela subito. Non state ad aspettare. Io dovevo aspettare la 5D Mark IV, cioè, nel senso. E poi non la compravo lo stesso. Meno male, non ho aspettato, capito? Mai aspettare che arrivi la macchina nuova. Se ti serve, prendi subito la 7200, così almeno inizi subito a fare le foto e capisci come funziona la macchina fotografica. Anche perché tra la 7200 e la 7300 non ti credere che facciano stravolgimenti incredibili della macchina fotografica. Oh, Starfish, quale filtro ND mi consigli? Qualsiasi filtro all'astra. Non ti consiglio assolutamente quelli che si girano, che variano l'ND. Un filtro all'astra, come possono essere i Lee o i Kuchin, devi comprarti un accrocchio per metterli davanti alla lente, ma la cosa bella è che te li puoi usare su qualsiasi obiettivo, non devi comprare diverse misure per ogni obiettivo. Ti compri una bella lastra della Kuchin o della Lee o della, oddio, come si chiama quell'altra con la H? Oddio, non me lo ricordo. C'è un'altra marca con la H famosissima, costano 100 euro l'uno i filtri, però sono cose che ti porti dietro e cose che ti funzionano per sempre, a meno che non ti casca e ti si spacchi. Ok, Luca, funziona tutto bene, grande. Ho una D3300, Federico, scattando in particolare foto di paesaggi. Volevo comprare un obiettivo grandangolare da integrare al kit 18-105. Meglio il Samyang o il Tokina? Il Tokina. Nonostante io abbia il Samyang 14 mm, io ti dico il Tokina. Perché se ti piace fare tante foto grandangolari, il Tokina 11-16 è l'obiettivo migliore per quel genere lì. Ok? Il Samyang è buono, è ottimo per fare le foto di notte, per fare le foto alle stelle. L'avete vista la mia foto che ho fatto al Grand Canyon, alla Via Lattea? Dopo ve la faccio vedere magari. Ed è ottima, è ottimo il 14 mm per praticamente qualsiasi cosa, ma io punterei sull'11-16 Tokina. È un carro armato, non lo sfonda né niente. La musica è troppo bassa, la webcam si fa schifo. La webcam, ragazzi, questa qui è una trust, cioè, c'è da fidarsi, come dice il nome, però. Alzo la musica allora, alzo il volume della musica. Ditemi voi se è troppo alto. Passiamo alle prossime domande. Non c'è non c'è proprio la musica. Ora l'ho alzata, vediamo se la sentite. D7200 o Canon 70D? Ragazzi, quando dovete scegliere tra Canon e Nikon, dovete fare una monetina su e giù, testa o croce e quello. Perché tanto non è che con una macchina farete delle foto migliori e con una macchina farete delle foto peggio. Canon ha i suoi pregi, le macchine, cioè la D70, non Canon, la D70 ha i suoi pregi e i suoi difetti, la Nikon D7200 ha i suoi pregi e i suoi difetti.
E ti consiglio un ottimo sito che si chiama Snapsort. Snapsort è un sito che, ve lo faccio vedere, aspetta, vediamo un po' se mi riesce a farvelo vedere. Oh, crea una nuova finestra. Vediamo un po' se me la fa creare, e se la vedete più che altro. Ok, guardate un po'. Oh, perfetto, guarda qua, gigante è venuto fuori. Allora, Snapsort. Ok, una cosa del genere. E te scrivi cosa vuoi confrontare. Voglio confrontare la D7200 alla D70. No, 70D si è detto. Che si diceva? 70D. Esatto, vedi? Ti dice vincitore, ora vincitore, non è che si vince niente, però vai a leggerti i dettagli avanzati, per esempio la Nikon di vantaggioso c'ha che c'ha la gamma dinamica maggiore, perché si sapeva, i sensori li fa Sony, quelli della Nikon, e quindi la gamma dinamica è maggiore. Fai video in 60 frame al secondo a 1080p, è una cosa che ti potrebbe servire. Come ISO è migliore? La Canon 70D che cosa c'ha? C'ha lo schermo orientabile, c'ha più punti di messa a fuoco, c'ha un autofocus migliore, ha il touchscreen, a quanto pare, e l'autofocus per i video, ok? Oh, e si è spento il cuffiaretto, ottimo, vediamo se ci lascia anche l'altro prossimamente. E quindi questo è quanto. Torniamo di là. Allora, continuo con le domande. Continuo con le domande. Cosa ne pensi della no, della 760D? Ne vale la pena? Anche questo, ragazzi, dipende. Dipende, ne vale la pena rispetto a cosa? Cercate sempre un metro di paragone. Rispetto a cosa vale la pena? Puoi usare la fotocamera come webcam? Ah, puoi usare. Sì, posso usare la fotocamera come webcam, ma mi tocca attaccarla e sai che, cioè, nel senso, mi fa fatica. La verità è che mi fa fatica, però potrei farlo, sì. Hai mai usato droni a livello lavorativo? Sì, abbiamo attualmente un DJI Phantom 3, abbiamo il 3, abbiamo il modello vecchio, e non lo so se prendiamo il Mavic dando via il Phantom 3. Però non lo guido io, lo guida sempre Matteo, che è l'altro ragazzo con cui lavoro. Lui ci sa lavorare parecchio con i droni. Tra l'altro mi ha dato un monte di video che devo montargli. Che devo montargli, ecco, me ne sono ricordato ora, che devo montargli un monte di video del drone, delle vacanze sue. Ma anche questo non ho tempo, ragazzi. Per quello non faccio video, faccio poche dirette, perché devo fare un monte di cose. C'ho tantissimi video da montare di matrimoni, c'ho tantissimi video da montare di Matteo e di altre cose del canale, c'ho tipo 14.000 foto di matrimoni da modificare, da scegliere, più tutte le foto delle mie vacanze in America che ancora non ho modificato, devo ancora guardare, sono tipo 3.000 foto di vacanza. Oh, che cavalletto consigli? Allora, Jeremy, dipende che cavalletto ti serve. A me piace molto i Manfrotto a testa sferica. Quindi con la testa a sfera sono ottimi come cavalletto. La Noder è quello che costa un po' meno, mi sembra. Mi sbaglio? Assicurati però che regga il peso della tua macchina fotografica. Tanto i cavalletti servono tutti a quello. Chi più, chi meno. L'importante è che regga il peso della tua macchina fotografica. Ciao Ele, ciao Andrea. Hai provato il Sigma 85 Art? No, ancora non ho provato il Sigma 85 Art. Però 85 1 e 2, ragazzo. Ma sei sicuro di voler vendere l'1 e 2 per il Sigma Art? Io aspetterei un pochino. Semmai fai una cosa, lo prendi su Amazon. Io non te l'ho detto, eh. Non te l'ho detto, però semmai lo prendi su Amazon. Non sto dicendo questo, però non ti sto consigliando di farlo. Però sappi che se lo prendi su Amazon puoi provarlo e poi lo puoi restituire entro 30 giorni ad Amazon senza spendere niente. Capito? Io non ti ho detto niente. Ok? Allora, Luigi. Ciao Luigi. Oddio, quante domande, ragazzi. Ciao Stefano, ciao Paolo, Canon tutta la vita, Canon tutta la vita. Ecco, sto morendo. Io sono affezionato a Canon per una serie di motivi. Non per la gamma dinamica, non per l'ISO, ma per i colori che rende. Secondo me Canon è avanti ai sensori Sony attualmente. Nonostante io abbia una Sony, nonostante io utilizzi una 7R Mark II, devo dire, ragazzi, che i colori
che dà il sensore della Canon sono avanti, sono avanti. Per quello io sto aspettando che facciano una macchina carina. Anzi, vi dirò di più. È più facile che compri una 6D usata che compri una nuova 5D Mark IV. E ho detto tutto. Sulla Sony A6000 consigli da montare il Comlite. Oh, obiettivi originali. Allora, calcola che se monti il Comlite perdi tutto l'autofocus sulla 6000. Quindi se ti serve per fare i video in manual focus, vai tranquillo con il Comlite. Se no, obiettivi originali. Comlite costa 60 euro su Amazon. Lo so perché l'ho comprato anch'io. Ciao a tutti, ciao Yamez. Cosa ne pensi del Canon TSE? Non l'ho mai provato. Ho provato un altro TSE, ma il 17 non l'ho provato. F4, sì, il Tamron immagino, sì, è 3,5, 5,6 credo, giusto? Saverio, non vedi nulla, mi dispiace, prova a accendere lo schermo. Dove posso comprare gli obiettivi anche di seconda mano a prezzi bassi? Gianluca, su subito.it, su Kijiji, che è il vecchio eBay annunci, che sono quelli usati. Altrimenti su Amazon Marketplace o eBay. Tanti siti ci sono. Riccardo, Nico, ti ho scritto qualche tempo fa perché ero andato in America, zona Chicago, e ho scattato dei RAW che volevo inviarti, però sono qualcosa come 20, come fa? Allora, ne scegli qualcuno, non me li danni tutti e 20, oppure se me li vuoi mandare tutti e 20, usi WeTransfer. WeTransfer è un sito, e ora vi rimetto l'aggeggino per vedere Chrome. Non vedete Chrome? Ok, a posto. Ah, non parte la musica. Ora dovrebbe funzionare la musica. Eh? Ora funziona la musica. Cosa ho messo? Ah, perché c'era robe impostate male. Oh, WeTransfer è un sito dove te carichi le foto e mi mandi il link. Ok? La Nikon D3000 D7000. Sì, oh, ragazzi, oggi leggo fischi per fiaschi. La Nikon D7300 per me esce in primavera e al massimo a maggio. Nikon è un po' indietro, quindi il problema, ragazzi, è che hanno avuto dei problemi tutti. Il problema è che hanno avuto dei problemi tutti perché c'è stato il terremoto in Giappone. Il terremoto in Giappone l'anno scorso cosa ha fatto? Ha fatto che ha danneggiato la fabbrica di sensori della Sony. E cosa fa la Sony? Dà i sensori a praticamente mezzo mondo. Dà i sensori a Nikon, dà i sensori a se stessa, dà i sensori a 5 miliardi di persone. Quindi cosa succede? Che le produzioni si spalmano. Solo Canon praticamente si è salvata da questa cosa. Infatti, se ci fate caso, la 7R2 è introvabile attualmente. C'è passato un periodo dove non c'era verso trovarla, la 7 è uguale. Nikon ha dovuto rimandare le DL, che erano praticamente le macchine fotografiche che dovevano fare concorrenza alle compatte delle altre macchine. Ha dovuto rinunciare a far uscire queste Nikon DL perché non aveva i sensori, perché Sony non poteva dargli i sensori. Quindi, fino a che non si ristabilizzerà la situazione nelle fabbriche in Giappone della Sony, mi sa che c'è da aspettare, ragazzi. Ci sarà da aspettare, soprattutto per Nikon e per Sony, appunto. Oia, no, non era Oia il filtro, eh. Non era Oia. Nonostante ci siano anche gli Oia che costano poco, non era Oia. Perché gli Oia fai filtri da 20 euro, ragazzi. Son bellini, però c'è di meglio. Andrea, sono indeciso tra Sony A7 II, D610 o restare su DX. Aspetta. Per restare su DX e prendere la D7002, però non mi hai scritto cosa c'hai. Però anche per via delle qualità delle ottiche. Io prenderei la D610 o al massimo la 750. La A7 II non la considererei neanche. D610 ce l'ha Matteo, ce l'aveva, ce l'ha, boh, la usa come seconda Europa macchina, ce l'ha, è grandissima. Grazie per la risposta, vorrei vedere tutto il procedimento. Allora, Scottex, faccio un video su tutto il procedimento dell'importazione da Camera Raw, così almeno vediamo. E andrei su D500. Puoi spiegarmi come funzionano i filtri ND? Vorrei prenderne uno non molto costoso e vorrei capire come sfruttarli al massimo. Praticamente i filtri ND, Alessandro, funzionano che sono una lastra di
da mettere davanti all'obiettivo, una lastra scura che ti abbassa l'esposizione. Ti abbassa l'esposizione in termini di stop. Quando leggi sui filtri c'è scritto tipo 1 stop, 2 stop di esposizione. Vuol dire che te puoi scattare sovraesposto, quindi fai le lunghe esposizioni, però il filtro te l'abbassa di tot esposizioni. Quindi se ci fai caso puoi scattare delle foto di 30 secondi con un filtro che ha 9 stop di chiusura. Arrivano anche a 9, mi sembra anche tantissimi stop, insomma. Dipende, più paghi e più stop ti blocca. E ti permette di scattare appunto le lunghe esposizioni quando non è buio pesto. Per quello quando vedi le foto con il mare, il sole, con le onde che fanno l'effetto se seta, che sembrano nebbia, vuol dire che hanno usato un filtro ND. Ci sono i filtri da girare sull'obiettivo, che non ti consiglio. Sono i filtri da non girare ma che si avvitano lo stesso. E poi ci sono i filtri a lastra. Io ti consiglio sempre i filtri a lastra, ok? Sempre. Oh, ciao Andrea, pensavo di fare un upgrade da Sony A5000 a una Lumix G7. Io aspetterei. E aspetterei perché ora esce la 6500 della Sony e ti puoi prendere la 6300 a pochissimo. Quindi aspetta un pochino. Se lo devi fare subito, va benissimo la G7. Però io considererei, visto che hai già la 5000, di passare a una 6300. Così almeno hai anche i video 4K e l'S-Log. Meglio senza musica. Ma come? L'ho accesa ora! L'ho accesa ora, dovresti sentirla ora. Dovresti sentirla. Ho dei ritratti rubati, potrei caricarli. Quali potrebbero essere gli effetti legali? Allora, GP Airsoft, ciao. Se hai delle cose che riguardano altre persone e le hai scattate in luogo non privato, quindi hai tipo un luogo pubblico, una manifestazione pubblica a cui tutti potevano accedere, tipo un convegno per una piazza, puoi caricare tranquillamente le foto. Se sono invece scatti che ritraggono solo quella persona, tipo un ritratto appunto dove c'è, come vedete ora nella webcam, se hai fatto una foto così, dove si vede distintamente il soggetto senza niente, oppure che insomma il soggetto è il principale, ti serve la liberatoria. Puoi caricarlo lo stesso, almeno che quello lì non venga a vederti la foto e ti dica toglila, te la togli senza problemi, ma puoi caricarla lo stesso. Poi in teoria ci vorrebbe la liberatoria. Ci vorrebbe la liberatoria per chi appunto carichi il soggetto su internet a sua insaputa, se non hai la liberatoria. La musica non la stai trasmettendo neanche ora. Jesus, Jesus. Come non sto trasmettendo? È al 100% ora. Qui mi dice che la musica la sentite a palla. Proviamo. Vabbè, la musica non è importante, parliamo di cose importanti. Fede, mi consiglia il Nikkor 10,5? Grandangolo a 180? Cos'è il fisheye della Nikon? Prendi il Samyang, costa meno, tanto il fisheye lo usi una volta nella vita. Potresti consigliare un set di filtri economico? Yoya, che sono quelli più economici di tutti, che ti hanno detto già, che hanno già scritto in tanti. Se no, economici filtri non sono buoni, cioè se li trovi a poco vuol dire che c'è qualcosa sotto. Quindi o spendi 100 euro per un Lee o prendi gli Yoya. Meglio Samyang, vedi? Fede, ti faccio diventare moderatore ora, perché tanto così almeno mi aiuti con il canale. Puoi diventare moderatore. Tanto rispondi come risponderei io. È vecchio, non ha la messa a fuoco. Vabbè. Samyang, grazie. Il Samyang. Come il Samsung? Mi sa che volevi scrivere Samyang. Vabbè. Samyang. Ragazzi, no, non comprate i grandangolari. Spendete soldoni. Spendete soldoni per obiettivi che userete tre volte nella vita. Prendete o il Tokina o il Samyang. Non spendete soldi per i Nikkor e per i Canon. A meno che non ci lavoriate. Se ci dovete lavorare è un altro discorso.
sono perso. Se vuoi stare su Nino, puoi fare un tutorial sulle maschere di luminanza. L'ho già fatto, Valerio. Valerio Flavio, l'ho già fatto un tutorial sulle maschere di luminanza. Oh. Cosa ne pensi della D3300 come prima reflex? Va benissimo, qualsiasi prima reflex va benissimo per fare le foto. L'importante è che con quella prima reflex impari a cosa vuoi fare le foto. Capisci a cosa vuoi fare le foto, non impari. Capisci a cosa vuoi fare le foto. E da qui, da quel momento in poi, sai bene cosa, saprai bene cosa andare a comprare. Hai visto il Manfrotto Be Free live? L'ho visto il Manfrotto Be Free live con la testa nuova, è bellissimo, ma se il Manfrotto non me lo regala, io non lo compro, perché c'ho quello vecchio. Come trovi i clienti relativamente alla post-produzione delle foto? Allora, Stefano, facendo più che altro fotografia di matrimoni e di fashion, io mi occupo di tutta la parte post-produttiva prima di fargli vedere le foto. Una cosa che non mi piace, Stefano, è che ho lavorato con altri fotografi, ho lavorato con tanti altri fotografi, e quando mandano le prove, i provini, ora io ti riferisco principalmente ai matrimoni, quando mandano i provini delle foto agli sposi, gli mandano i provini non post-prodotti, ok? E io questa cosa non la sopporto, a me non mi piace per niente che te gli mandi a un cliente una foto non post-prodotta, o almeno post-prodotta con il JPEG, anteprima JPEG della macchina fotografica. No, non ci siamo, secondo me. Io ne scelgo meno, magari, invece di dargli 5 miliardi di foto di provini, scelgo meno foto, magari. Chi è stato presente ai miei matrimoni, ai matrimoni che ho fatto io, lo sa, perché mi conosce, sa come la penso. Meno foto, post-prodotte, magari con un mio preset. Io utilizzo tantissimo i preset, lo sapete benissimo. Ho 3-2 preset collection, la terza uscirà a novembre, ve lo dico ora, la terza preset collection uscirà a novembre e li uso tantissimo, e nella terza preset collection ci sarà un set tutto nuovo con 20 preset di matrimonio, e questa è una cosa che ho lavorato in questi anni e li uso tantissimo, quindi spero che vi piaccia tanto. Tra l'altro c'è lo sconto del 50% sulle due preset collection nuove fino al 31 ottobre, andate a vederlo sul sito. Quindi la post-produzione con i clienti è che io gestisco la post-produzione. Poi magari se devo fare qualcos'altro, tipo il cliente ha una cicatrice, ha un neo o ha qualcosa tipo addosso che non mi piace o che non piace a lui, ne parliamo. Gli dico, guarda, ma questa qui lo vuoi tenere nella foto o vuoi che lo tolga? Però io di solito consegno anche nei provini foto già post-prodotte, un minimo ma post-prodotte. Soprattutto perché poi non voglio che mi arrivino... Quando dopo che gli consegno la foto finale in bianco e nero mi dicono ma io questa foto l'ho vista a colori nei provini, e lì giù madonne, perché davvero dai, ho 7,60 o 7,50 della Canon, c'è pochissima differenza, anche lì vai sul sito di prima Snapsort e guardi quello che ti cambia. Saverio, grande Fedef, continua così. Il 3 quale? Ce ne sono ben tre tipi di PH3. PH neutro, PH5.5. Devi puntare ad un Spire... Ah, il Phantom. Allora, il Phantom... noi abbiamo il 3, non il Pro, non lo, quello nel mezzo. Il 3, normale. Non credo abbia nome. E sì, noi lavoriamo benissimo con quello, scatta 4K in 15 frame, non mi ricordo, perché lo usa Matteo, io non lo uso sinceramente, lo usa Matteo, e ci troviamo benissimo con quello, anzi post produciamo alla grande, li post produco io i video, quindi tanto lo so come ci lavoro. Cosa ne pensi del Canon 10-18? Nel Canon 10-18, che è meglio il Tokina perché costa meno. Se ti invio una foto del RAW e la commenti al volo, ora no, mi dispiace, se me la mandi la commento nel prossimo video dove parlo di modifica le tue foto, Riccardo, però volentieri, non c'è problema, mandamela su Facebook tranquillamente. Ciao Salvatore, ho 14 anni e ti volevo ringraziare perché mi hai trasmesso la tua passione, se ce la faccio compro una reflex economica. Bravo Salvatore, qualsiasi reflex per iniziare va bene, quindi anche una reflex usata da 200 euro ti va bene, ok? Parti da quel presupposto lì, se poi ne vuoi una... ne vuoi spendere di più o vuoi far spendere di più ai tuoi genitori, non lo fare,
ti va bene una reflex base, così almeno da lì capisci cosa vuoi fotografia fare e cosa ti serve realmente. Non fare come gente che conosco che comprava subito la 5D Mark 5, 5, sì, 5D Mark 3 e poi non la usa perché non gli piace. Alessandro, qualche suggerimento per obiettivi da usare con GH4 e Follow Focus? Mi dispiace Alessandro, ma io tipo ho usato mezza volta la GH4 e non ho la più pallida idea di che obiettivo ci fosse sopra. Mi dispiace, io su obiettivi micro 4 terzi non ne ho la più pallida idea. Conosco WeTransfer, però mi servirebbe la mail. La mail è crazyringentertainment@gmail.com. La trovi nel canale nostro o sulla nostra pagina Facebook. Ora va la musica, mi fa piacere. La foto notturna dell'America, meglio Canon D70 usata o la Sony A68 nuova? Dipende anche lì. Io che ti sceglierei? Lo sai benissimo cosa sceglierei, Paolo. Fedef, che hai risposto finora? Lo sai benissimo cosa sceglierei io. Cosa sceglierei io? Nonostante abbia Sony, nonostante abbia. Dov'è? 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 Nonostante abbia questa, cosa sceglierei tra la Sony e la Canon? Diglielo, Fedef, diglielo te. Meglio Canon D70. Ah, sì, è lo stesso. Ciao Paolo. E ciao Francesco, da tanto tempo non ci si vede. Hai ragione, hai ragione. Mi consigli la Canon 100D o la 700D per fare le foto? Oppure hai già qualche altro corpo macchina? Oppure qualche altro corpo macchina che non superi i 400 euro? La 100, ti consiglierei la 100D come prima macchina fotografica. La 100D, ok? Ah, hai la 5100, un dischetto parco ottiche. Vorrei passare a Sony, ma non passare a Sony. Non passare a Sony. Ti ho detto bene prima. Prendi la 610, prendi la 610 e non te ne pentirai assolutamente. Poi qualche obiettivo li perdi perché con il full frame li perdi, però tranquillo, non passare a Sony. Avevo pensato di aspettare la 6500, ma non sono sicuro di quanto si abbassi il prezzo della 6300. C'è già gente che ho visto che vende la 6300 a 700 euro. Mi sembra di aver visto l'altro giorno un annuncio perché cercavo una cosa del genere e ho visto qualcuno che la vendeva a, se non 700, 800 euro. Quindi controlla bene. Allora, che cavalletti ho? Ho un Manfrotto B-Free, ho un Kullmann Nano Max, ho un Benro monopiede Benro da video, quindi quello con il tre, cioè con tre piedini in fondo e il monopiede, non è un treppiede, ragione, è un monopiede di tre piedi. Poi ho un altro con la testa smontabile a sfera per i video. Poi ho il Gorillapod che ho giù, non ce l'ho qua. E tantissima, che cavolo me ne fai di questi treppiedi? Non li uso neanche mai io treppiedi. Che li ho comprati a fare, ragazzi? Compratene uno buono. Secondo te quanto può riparare? Cosa ne pensi del Gorillapod? Esatto, quello ce l'ho, ce l'ho. C'ho tutto io, ragazzi. Cose che uso una volta ogni morte di Papa. Il Papa l'hanno fatto da un annetto o due, quindi fino a che non. Cosa ne dici della 1300? L'ho detto nel mio video, è una delle macchine migliori di quelle che consiglio per iniziare a fotografare. O quella o la 100D, scegli. Vai a studiare un capitolo di storia. Bravo Fede, studia che è importante studiare. Mettetevi in testa che non esiste una macchina che fa belle foto. Bravissimo Francesco, c'è stato anche il mio video. La macchina non fa belle foto. Cioè, la macchina fa belle foto come colori, ok? Come nitidezza e basta. Per la composizione serve che ci sia qualcuno dietro con della bravura. Sto aspettando. Che stai aspettando, Scottex? Il video? Vai, te lo faccio. Prossimamente. Settimana te lo faccio. Settimana nuova, promesso. A meno non esca qualche altro video che sto per rilasciare, arriva. Cosa ne pensi del 1835 Canon? Consigli come altro. Un altro come tutto fare? Va bene, 1835, dipende cosa ci devi fare. Dipende, perché non è tanto tutto fare 1835, non è che. Io ti consiglierei, Stefano, un bel 1750 Sigma 2.8 o Tamron 2.8 è uguale.
Con il 1750 ci fai praticamente qualsiasi cosa ed è proprio più che altro 2.8 o 2, non me lo ricordo neanche più. 2.8 credo. La Nikon D7000 ora è su Amazon a 160 euro. Dio Cristo, ragazzi, 160 euro è pochissimo. 60 euro te la regalano. D3300 di 100D, la 100 Giacomo, se ti serve il wifi la 100, no, se ti serve il wifi la 1300, se no la 100, che il touchscreen è bellino della 100, l'unica cosa bellina della 100, il touchscreen è l'autofocus. Canon 100D, tra la 3300 e la 100D, allora se devi fare video 3300, se devi fare foto Canon 100D, o il contrario, io unico. Ho una G7X Mark II, è uno spettacolo. Manca l'input del microfono. Esiste un'alternativa? Purtroppo sulle mirrorless, ragazzi, l'input del microfono manca quasi a tutte. Devi prendere o la GH o una mirrorless che costa tantissimo. Perché appunto l'input del microfono, la line del microfono sulle mirrorless non la mettono praticamente mai. Raramente, raramente. Wax, quale lenti vintage consiglieresti? Qualsiasi lente della Leica, qualsiasi lente Leica, cioè nel senso, non altre cose. Perché questa mania di usare le lenti vintage, ragazzi, io non la capisco però. Ho una Canon 6D, vorrei prendere un secondo corpo. Quali sono i consigli in ambito matrimoni? Allora, ti dirò. Se la devi prendere come secondo corpo o prendi un'altra 6D. Se devi prenderla come primo corpo e poi usare la 6D come secondo corpo, allora prendi la 5D Mark III. Non stare a prendere la Mark IV se non ti servono i video. Se poi c'è una qualità migliore delle foto, dicono che con la Mark III. Cioè con la 4 è migliorata un po' la qualità delle foto, però poca roba. Una citazione sulla fotografia da regalarci. Una citazione? Non mi viene in mente niente, Luca. Ma nel senso che la devo fare io o qualcuno che, qualcosa che ha detto qualcun altro? Perché ce n'è un miliardi qualcosa. Allora, altri 10? 10 minuti e poi ragazzi vado via. Non so se ce la farò a fare tutte, a rispondere a tutte le domande. Che grandangolare consigli per APS-C? L'1116 Tokina. Passeresti da 6D a 5D Mark III? Se ti serve l'autofocus migliore, solo per quello, se no no. Anzi, ti dirò, è più facile che io compri una 5D, ma una 6D che una 5D Mark III. Ultimamente, eh. Io voglio passare a 7D Mark II, Antonio. E vorrei prendere un 24-70 f2.8 e un 70-200 f2.8 e un grandangolo. Quali mi consigli? Di grandangoli? Allora, di grandangoli puoi usare un Tokina, che non l'ho detto poco oggi, oppure un Samyang, tipo i 14 mm, poi dipende da cosa ti serve. Se ti serve per fare... Se ti serve per qualcosa di professionale, perché la 7D Mark II io la vedo un po' come una macchina da sport. Con il 2470 e il 70-200 ci vai a fare sport. Che ci vai a fare con la 7D Mark II e gli L lì? Sport. Che ti serve il grandangolo nella fotografia sportiva? Per fare due foto e basta, anche quello. 100D o 1300D? 100D. O 1300 se vuoi il wifi. Siccome faccio fotografia a livello amatoriale, anche se vorrei che diventasse qualcosa di concreto nel mio futuro, ti volevo chiedere un programma gratuito per post-produrre Hero. Quello integrato nella macchina fotografica. Quando vai a comprare una macchina fotografica Canon o Nikon o Sony o Pentax o qualsiasi altra, ti forniscono un loro programma per sviluppo del RAW. Che è buonissimo, è buonissimo, fa un po' schifo, però è quello che è. E se no, fai Lightroom con Photoshop che costa 12 euro al mese. Ok?
7300 Tamron, ne ho parlato prima bene, non so ridirvelo ora. Oh, aspetta, aspetta, perché ho letto una domanda importantissima. Dov'è? Eccolo, Alessandro. Parli sempre di colori della Canon, ma poi non fai uscire una foto che non sia post-prodotta. Che senso ha, visto che la post-produzione altera comunque i colori o può alterarli? Allora, Alessandro, grazie per questa domanda. Perché? C'è sempre la diatriba colori e post-produzione o post-produzione e modifica troppo della foto. Il partire già con una foto con dei buoni colori inizialmente, cosa fa? Mi facilita tantissimo la post-produzione perché ho uno skin tone migliore, ho dei verdi bellissimi, ho praticamente un colore migliore ad alti ISO. Ragazzi, capisco, io ho questa macchina qua che non ripeterò, cioè che non finirò mai di ripetere, che è una fantastica macchina, una fantastica macchina. È la 7R2, costa tantissimo, è una delle macchine migliori del mondo, è meglio della 5D Mark IV secondo me, però dovessi scegliere un sensore ci metterei un sensore Canon qua sopra, qua sopra. E sapete perché? Perché i colori di quella macchina fotografica lì, ok, sono buoni, ma ci devo lavorare di più in post-produzione. Ci devo lavorare di più perché i verdi sono più strani. C'ha dei verdi strani i sensori Sony, anche Nikon, perché i sensori sono gli stessi. Ci fate caso? I verdi sono strani. Lo skin tone è un po' giallognolo. Non so spiegarvelo perché io ci ho lavorato. Io ho lavorato con praticamente qualsiasi tipo di macchina fotografica al mondo. Ho lavorato con Leica, ho lavorato con l'Hasselblad, ho lavorato con la Sony, ho lavorato con la Nikon, ho lavorato con la Pentax. L'unico sensore che mi piaceva a livello di colori, ma non perché mi piaceva perché vedevo che era bello, ma perché in post-produzione era molto più facile da lavorarci. Sono quelli Canon, ragazzi. Io non so, poi magari ci avrò gli occhi fatti male, è possibile, però io, ragazzi, questo è quello che la penso io. Mi dispiace. La post-produzione, poi te l'ho detto, la post-produco sì, ma post-produrre partendo da una base con dei colori accurati è una cosa. Prosprodurre, partendo da una base con i colori un po' è un'altra. Spendi molto, molto più tempo in più, Alessandro. Allora, Miscu, ci sono tantissimi video su YouTube che ti insegnano a utilizzare la macchina fotografica. Ci sono tantissimi video su YouTube, controllali. Io non ho fatto un corso di fotografia perché ce ne sono già tantissimi. Se poi volete che io faccia un corso di fotografia dove spiego come usare la macchina fotografica, vi faccio anche quello, visto che non ci si fa mancare niente. Però ce ne sono già tantissimi. E io se devo fare qualcosa che ha già fatto qualcun altro, lo devo fare meglio, perché non sto a spendere tempo per fare qualcosa che ha già fatto qualcun altro uguale. Quanto, non lo so, quanto può costare massimo riparare il barilotto del Sigma 1750? Se funziona ancora, tienilo. Se funziona ancora, tienilo. Però non lo so, non so davvero quanto possa provare a costare ripararlo. Mi dispiace. Il Yashica, bravissimo Giacomo, fantastico Yashica. Mi potresti consigliare una fotocamera per iniziare? Per i video è meglio una mirrorless. Dipende se ti serve per i video, e dipende per le foto. Scrivi un pochino. 5DSR rispetto a cosa? 5D, 5, forse è più facile prendere la 5DSR rispetto alla 5D Mark IV. Ragazzi, la differenza tra i treppiedi è il peso che supportano, la testa sfera soprattutto. Voi dovete leggere il peso supportato dalla testa sfera. Poi pesate la vostra attrezzatura e vedete quale manfrotto, quale obiettivo, quale combinazione usare. Non comprare un manfrotto risparmiando, che poi magari quando ci metti l'obiettivo fa così mentre fa la foto. Meglio andare sul sicuro. Meglio la M3, la BMW tutta la vita. Tutta la vita la BMW. No, l'Alfa non la prendere. Allora, un consiglio per...
consiglio per scattare a diaframma aperto usando il punto centrale per ricomporre. Ti devi spostare il meno possibile, Alessio. Quando utilizzi il punto centrale e ricomporendo con tipo, stiamo parlando di F2, F1,8, F1,4, devi cercare di avere tutto sullo stesso piano quando vai a ricomporre. Se, anche se si sposta di 1 mm, passi da avere l'occhio a fuoco all'occhio sfocato. Quindi o utilizzi un punto laterale oppure devi stare molto molto attento. Precisissimo. Ok? Scusate se salto qualche domanda, leggo soltanto quelle più interessanti che, perché ormai mancano 5 minuti e le panatine sono pronte, ragazzi. Mi consigli una Canon che rende bene ad alti ISO? Sembra una barzelletta, una Canon che rende ad alti ISO la 5D Mark III o la 5D Mark IV. Se poi vuoi una PSC, qualsiasi PSC sono tutte uguali tanto. Ok, ora parliamo male della Pentax, Antonio. No, non parliamo male della Pentax, a me piace un sacco la Pentax. Ho la voce uguale a Renzi, me lo dicono tutti e lo prendo come una offesa, ragazzi, eh. Attenzione, perché Renzi non è un simpaticone, secondo me, cioè nel senso, boh. Poi siamo toscani, lui abitava qui vicino a casa mia, tipo a Firenze, io sto a Prato, quindi la differenza è pochissima. Light Zone. Non ho mai sentito nominare questo programma, ma mi fido. Ok, macchina fotografica, mi consigli per un amatore? Ho 12 anni. La 1000, qualsiasi Canon della serie 1000 in su e dalla 100. Dipende quanti soldi ti hanno il babbo e la mamma. Ovviamente non stare a spendere tanto. L'importante è che c'hai una macchina e impari a usarla. L'ho già detto prima, non state a spendere tanto per la vostra prima macchina. Fatevi regalare anche una macchina usata come la 1000 o la 1100, che sono vecchie, ma tanto vi devono servire per imparare. Meglio un tuttofare 28-105 o un 50, sono due obiettivi diversi. Red film, uno è per fare le foto di sera, scarsa luminosità, qualsiasi tipo insomma, quando la luce lo richiede. Il 28-105 ti serve per, che poi credo sia un 18-105, non lo so, non ho l'idea dei numeri. È per fare qualsiasi tipo di foto. Sono due obiettivi diversi. Io sceglierei tutta la vita il 50 mm perché io utilizzo il 50 mm e gli fissi. Mi piace, preferisco i fissi. Un buon 24-70 abbastanza luminoso, escludendo il 24-70 della Nikon, il Tamron, no, il Tamron, il Sigma 24-70, non è che ce ne siano tanti di 24-70, in realtà. Che altri interessi hai oltre alla foto che interessi hai oltre alla fotografia? I film e le serie TV, tantissime serie TV. Seguo 1 miliardo di serie TV e non ho mai tempo per vederle, il problema è quello. Sto guardando attualmente Westworld, non so se l'avete visto voi, Westworld, una serie bellissima, bellissima. Poi è iniziato Walking Dead, ora. Ah. La 760 intendo come prima corpo macchina. Allora, devo andare. Ciao Gabriele. Ragazzi, io inizio a salutarvi perché ora staccherò. Che ne pensi della nuova 8D? Tutto io, la 8D, ragazzi, fa dei filmati irrealistici da quanto sono. La 8D è veramente una cosa allucinante, la 8D. Esiste una 8D. Ivo. Illuminami, esiste questo? Cos'è la 8D? Come mai nel mercato dell'usato la D700 è più ricercata rispetto alla D610 che sulla carta è meglio? Dai, rispondimi. Non lo so, non lo guardo io il mercato dell'usato. La D750 forse è più ricercata rispetto alla D610. Poi dipende da quello che costano. Dovrei prendere un HD esterno per il Mac. Il Seagate va benissimo, il Seagate, se no qualsiasi Western Digital, i book, quelli fatti a forma di libro, io ce n'ho un paio e sì, li uso spesso. Shish.
Ma ti hanno ucciso. Cosa mi ha ucciso? Ciao, non fai più le vostre modifiche alle vostre foto. Le farò. Farò. Settimana prossima riparto e modifico le vostre foto. Un buon obiettivo per iniziare. Più luminoso rispetto al 18-55. Il 17-50. 17-50 Sigma F28. Mi piaceva come serie di live. Riparti settimana prossima. Fidati. Federico, il 35 e il 50 mm. 35 mm, Federico. Alla fine lui muore. Alla chi? Ma di cosa state parlando? Alla fine lui muore cosa? Ciao caro, usando i flussi durante una cerimonia, come fai a cambiare? Come fai a gestire i cambi di focale? Ah, oioia. Utilizzando i fissi durante una cerimonia, come fai a cambiare la focale, insomma? Hai più di una macchina? Allora, sì, di solito utilizzo o un 28 mm e un 55 mm sulla Sony o un 85 mm. Sono tre obiettivi che uso io. 4, via. 14, 28, 55, 85. Questi quattro obiettivi qui. Di solito tengo montati il 28 e l'85, di solito. E perché preferisco avere questi due tipi di immagini. Sono le mie lenti preferite. L'85 poi è una delle mie lenti preferite. Poi ho anche un 135 che quando usavo la 6D, la 5D e la 6D usavo il 135 o il 24-70 che ho ancora qua. Non ho venduto i miei obiettivi Canon, sto aspettando un rientro in grande stile. Farai mai un video What is in my bag? Certo che farò un video What is in my bag. Te lo faccio subito, guarda, visto che ho la borsa qua dietro. Allora, faccio subito un video What is in my bag. Innanzitutto la borsa è questa. Questa è la mia borsa che ho attualmente quando faccio le uscite leggerissime. Allora, dentro la mia borsa c'è, anzi non c'è perché l'ho levata prima. A7R, questa è cosa mi porto dietro durante un'uscita classica. Va bene, quindi quando vado fuori a fare le foto. A7R con 55 mm. 55 mm, 1,8. Poi 28 mm. 28 mm sempre della Sony F2. Un altro obiettivo ottimo che mi porto sempre dietro. Poi, cosa non può mancare? Questo. Chi lo sa cos'è questo? Questo è uno strumento rivoluzionario. Uno strumento che tutti dovrebbero avere. Si chiama Black Rapid e serve per tenere la macchina fotografica a tracolla, così e non così. Ok? Ottimo. Poi, ci sta un po' roba, tanta roba in questa borsettina. Poi questa, che utilizzo certe volte anche come secondo o terzo corpo macchina ai matrimoni, una Fujifilm X100S con un 35 mm equivalente. In realtà è un 23 mm, ma su APS-C è un 35 mm equivalente. Che non vuol dire che questo obiettivo è un 35, vuol dire che il campo inquadrato è da 35 mm, è quello che inquadra un 35 mm su full frame. La profondità di campo, il resto sono tutte, la distorsione sono tutte di un 23 mm equivalente. Ok? Perché qui si fa tantissima confusione. Equivalente. Poi, batterie di riserva. C'ho tipo 14 batterie di riserva, tipo 4 per la Sony e 3 perché una è dentro e due per la Fujifilm. Poi, batterie per il flash non c'è perché l'ho levato. Perché l'ho levato? Boh, non me lo ricordo. Poi cosa c'ho qua dentro? Ah, questo che non può mai mancare nella borsina. Manfrotto Lumi per illuminare ai matrimoni. O per illuminare per strada. Poi basta, non c'è altro nella borsa. Non c'è altro nella borsa, basta. Quanto farsi pagare per 30 foto a un'azienda per il loro sito? Lo fai a nero? Se lo fai a nero non te lo dico. Che ne pensi della Canon EOS? Comunque, se non lo fai a nero, minimo 300 o 400 euro. E non sto scherzando. Anzi, forse anche di più. Che ne pensi della Canon EOS? Che obiettivo invece? La EOS? E lo so. Quando importo una foto su
PH, Photoshop, mi chiede se convertire il profilo colore, usare quello incorporato oppure eliminare il profilo. Ti chiede quello perché te, nelle impostazioni di Photoshop, hai scelto che te lo chieda. Ok? Io di solito lavoro con il profilo incorporato nella fotografia. Ok? Per esempio, se utilizzo il Profoto, utilizzo il Profoto anche come spazio di lavoro. Poi alla fine converto in sRGB. Puoi scegliere. Io scelgo sempre di utilizzare il profilo incorporato. Se io muoio, mi reincarno. Se muore un vegano, si riverdura. Lorenzo. Non ho parole. Una buona fotocamera per iniziare. Ho 14 anni e mi sto appassionando. L'ho già detto prima. Ma l'hai già chiesto prima? Non eri te quello che me l'ha chiesto prima? La 1300 o la 100D della Canon. La 100D della Canon. Rick perde un braccio nella terza puntata. Non è vero, lo so, Giacomo. Non lo perde il braccio, lo so perché ho letto gli spoilers. Cosa ne pensi dei nuovi Yongnuo 50mm e 35mm che costano pochissimo e sono ottimi? Ok? Via ragazzi, io vi saluto, alla prossima, che è tardissimissimo. Ciao belli!